parlando della moto, che c'entra il mare? Nì, vuoi parlare del mare? Cambia la canzone e fai: ho comprato un motoscaf e te ne vai a fare un culo a mare. Grazie, grazie pure dagli oriundi, grazie. Luca Carbone, quando gli è nato il figlio, ci fece una canzone che era così: a te nel braccio il mio bambino, che dagli occhi è piccolino, è un bambino. A te nel braccio il mio bambino, apre il becco un uccellino, che gli hai dato in mano? Il bambino o l'uccellino? E ci sta tutto in una mano, è l'uccellino. Ci sono dei cantanti pieni di energia, veramente, e quelli pure senza energia. Pensate, ci sta che un cantante, ricordate Bobby Solo? Bobby Solo, certe canzoni tristi, già dal titolo, da una lacrima sul viso, ma che te puoi aspettare? E ci sta una cosa, face, ha una lacrima sul viso, bom bom bom, la tristezza proprio che paccava. Bombo, là, a quel punto lui la canzone faceva tutte così. La seconda canzone era: se piangi, se ridi, che là poteva scegliere o piangere o ridere, ma dopo bom bom bom, io piango con te, ti vieni in automatica a piangere. La terza canzone: non c'è più niente da fare, bom bom bom. E d'altra parte uno che si chiama Bobby Solo, che devo aspettare? Uno peggio. È solo uno è peggio di Bobby Solo: Nicola Di Bari. Ah, Nicola Di Bari, ragazzi. Ho preso la chitarra e canto per te. Il tempo di imparare, lo so, non so suonare. E allora che cazzo di piada fa sta chitarra? Sì, non sai suonare. La seconda canzone, sempre con la chitarra, fa: sapendo di non saper suonare la chitarra, te fa: chitarra suona più piano, dovesse fare una brutta figura, qualcuno può sentire. La terza canzone uguale, ho detto: si piglia la chitarra, c'è la scassa in casa. Lui parte: quando la gente dorme scendo giù. Io ho pensato, non credo che mentre dorme la gente lui piglia la chitarra e si metta a suonare. No, non sta bene, però vedevo una cosa sulla spalla, non mi fidavo. E lui: maglione sulle spalle nella notte blu. Ah, è un maglione, falso allarme. Mentre ti stai rilassando lì, nel cuore una chitarra. Ecco, ma c'è allucinato, delle cose assurde. Nel cuore una chitarra. La quarta canzone non ci potevo credere. Mi fa: avevo una ferita in fondo al cuore. E ho pensato, sarà umani che era la chitarra che te la passiva. Posso fare una domanda a uno di voi, per esempio a lei, lei che sta abbracciata alla fidanzata, lei conosce gli audio tue? No, ma no personalmente. Secondo lei gli audio tue quanti sono? Saranno due, dice pure lui, ma non è detto, perché gli Equipe 84 mica sono 84. Pensi che gli 883 è uno, all'inizio erano in due, però se uno scemo biondo che ballava dietro, ma solo scemo che canta davanti, Max Pezzali. Stessa storia, stesso posto, stesso bar, stessa canzone. E dalla sedia del bar chiuso si alza Cisco all'improvviso. Chi si alza? Ma chi è Cisco? Dalla sedia del bar chiuso, l'hanno chiuso in due bar. Che la gente passa fuori a stasera, zitto, Cisco è rimasto chiuso dentro. Cisco da dentro al buio senza un microfono. Voi non capite. Ma perché tu che hai capito, Cisco? Hai capito quando un bar chiude non devi andare a casa? Fai tanto scemo da così in due bar che portano pure Iella. A me mi dispiace quando dicono questo cantante porta, per esempio, quando dicono Masini porta Iella. È brutto, perché Masini è una persona onesta. Masini dal titolo della canzone ti fa sempre capire quello che tratta nella canzone. Sta a te comprarla o meno. Se la canzone si intitola Disperato, tu stai sicuro? Qualcuno moro. Grignani no, Grignani te fa fesso. Grignani, se dovesse intitolare una canzone Pozza morire accisa, lui intitola Destinazione Paradiso. Ve la ricordate quella di Grignani che fa catena lacrima e affoga la città? Una lacrima affoga la città. Speriamo che non pisce, disse. Grignani più o meno canta così, io non sono un imitatore. Sasa,
Che ho detto? Eravate un po' distratti, lo rifacciamo, attenzione. Niente? Ve lo spiego. Dunque, vuol dire sono seduto su un grattacielo in grignanese. Io approfitterei però, piccola lezione di grignanese. Vabbè, canto prima io il verso e poi lo ripetiamo tutti insieme, va bene? Attenzione. Attenzione, questo è difficile, guardate il labiale. Attenzione. Che vuol dire? Poi guardo giù, guardate la faccia. Voglio saltare, voglio imparare a volare. La canzone poteva finire qua con una spinta sopra il grattacielo. Il falco va senza catene. Ma perché un falco di solito esce che catene? Va a fare settimana bianca un falco. Pensate a metà anni 70 quando nascevano i cantautori italiani, De Gregori. Cosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure? Grazie libri se leggi. La pagina chiara, la pagina scura. La pagina chiara, che ho libraio è, sì. Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Si danno un culo, fanno a me. De Gregori, Roberto Vecchioni vinse il Festival di Sanremo nel 2010 con la canzone Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, chiamami tu amore. Ma perché Roberto è finita la scheda? Lui era nato con queste canzoni però . È lui che torna a casa sbronzo quasi tutte le sere. Quel silenzio tra noi due che sembra non finire. Quando lo svesto lo rivesto e poi lo metto a letto. Che ha detto? Lo svesto, lo rivesto, lo metto a letto vestito. Quella forse pensava, io domani mattina lo devo vestire, questa no, come la futto? Era già rincoglionito, se non avrebbe cantato 3 anni dopo voglio una donna, 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 donna con la gonna, gonna, gonna. Voglio una donna, 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 donna con la gonna, gonna, gonna. Prendi la te, quella col pisello. No, Roberto, pigliatele tu, te la lasci. Grazie.